infortuni, subito abbiamo cambiato assetto più volte e abbiamo provato in tutti i modi a giocare, però niente, loro hanno avuto questi tre episodi dalla loro parte. Quando provavamo a reagire hanno fatto il 3-1 e lì è finita la partita. Avete un po' risentito anche della loro, chiamiamola, forza fisica, perché hanno più di qualche volta andati con il fallo per cercare di fermarli? Si è visto di qualcuno di voi che ha fatto spesso ricorso al medico? Sì, è comunque una squadra esperta, fisica, la conoscevamo, sapevamo che era così, però dai, purtroppo la partita è nata male e finita male. Ecco Matteo, quanto hanno pesato le assenze, quelle iniziali di Daniel e Mitch e quelle corse di Paganiecco? Beh, sicuramente hanno pesato, però anche perché poi durante la partita si sono fatti male. Sono fatti male anche altri, quindi siamo venuti a mancare di più pedine importanti, però dai, è andata così, i risultati diciamo che bene o male sono stati buoni, quindi andiamo avanti. Sono quelle partite in cui si ha difficoltà anche a trovare una motivazione, comunque abbiamo detto prima, è nata storta ed è finita peggio. Sì, abbiamo provato a giocarla pure all'inizio, quando siamo passati al 4-3, però loro comunque erano belle accorte, erano belle aggressive, ripartivano bene. Nonostante ciò abbiamo avuto qualche occasione, però niente, un palo traverso non l'abbiamo buttata dentro, e loro su nostre disattenzioni, diciamo così, hanno trovato questi gol e niente, voltiamo pagina perché non serve analizzarla più di tanto. Quanto rammarico c'è però, visto anche i risultati delle altre squadre? Sì, c'è rammarico, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, che i risultati sono stati clementi con noi, quindi siamo lì, nessuno è scappato, qualche squadra si è avvicinata, però va bene così. Dai. Si pensa a Trapani? Sì, assolutamente, pensiamo a Trapani. Grazie a te.